Allora, carissimi, la prima lettura di oggi che abbiamo ascoltato è una lettura importante perché ci permette di capire una delle questioni che tormentarono quasi la Chiesa delle origini. La Chiesa delle origini, naturalmente dagli Atti degli Apostoli, è mostrata come un esempio, come un modello, come un ideale a cui si devono riferire le chiese di tutti i tempi. E perché c'era una grazia particolare dello Spirito Santo. Però ecco, questo non voleva dire che nella Chiesa primitiva non esistessero problemi. I problemi c'erano, come c'erano incomprensioni tra gli apostoli qualche volta. Pensiamo a quando Pietro e Paolo, i due più grandi apostoli, ebbero una discussione e addirittura San Paolo dice nelle sue lettere che resistette in faccia a San Pietro. Usa proprio questa espressione, restiti in faciem, si dice in latino. Ma c'erano anche questioni aperte, problemi. Però qual è la differenza tra la Chiesa primitiva e le Chiese, la Chiesa nel corso dei secoli? E che la Chiesa primitiva era comunque confortata dallo Spirito Santo, come del resto in ogni tempo la Chiesa è confortata dallo Spirito Santo, ma vi era nella Chiesa primitiva un fervore particolare che si ripete nella Chiesa di tutti i tempi quando c'è un risveglio, quando si è fervorosi, quando la fede è forte. Per cui i problemi c'erano le questioni, c'erano le cadute, ma si risolvevano. Allora, come noi possiamo comprendere se una Chiesa assomiglia alla Chiesa delle origini, alla Chiesa primitiva? Non certo una Chiesa può esistere senza problemi, perché diceva San Bernardo che sotto la persecuzione l'amarezza della Chiesa è amara. Quando c'è un'eresia, l'amarezza della Chiesa è un po' più amara. Ma quando è in pace la Chiesa, allora l'amarezza della Chiesa è amarissima. Quindi c'è sempre un combattimento, c'è sempre un'amarezza nella fede. Non vi può essere una fede senza sacrificio e senza fatica. E quando assomiglia la Chiesa del nostro tempo e di tutti i tempi alla Chiesa primitiva? Quando i problemi si risolvono. Quando dinanzi a una caduta c'è la persona che si rialza. Quando dinanzi a un errore la persona si ravvede e si converte. Quando dinanzi a una divisione lo spirito ricuce e ci si ama non come prima, ma meglio di prima. E qual era la questione che tormentava, che tormentò la Chiesa primitiva? La questione era questa, state attenti. Il Vangelo era nato in un contesto ebraico. All'inizio i cristiani erano tutti ebrei. Per cui osservavano le tradizioni degli ebrei, le feste degli ebrei, andavano al tempio, usavano la lingua ebraica, le preghiere, proprio come gli altri ebrei, solo che credevano in Gesù come figlio di Dio, Salvatore, morto e risorto. Però il problema fu che, la grazia fu, che anche tanti pagani che non erano ebrei cominciarono a credere in Gesù. E allora si pose la questione, ma questi pagani che riconoscono in Gesù il Salvatore devono diventare anche ebrei? Cioè devono prendere tutto l'armamentario, la tradizione religiosa degli ebrei, farla propria e in più aggiungere Gesù? In realtà la questione può sembrare un po', diciamo, facile, ma non era facile. Perché non era facile?
per un motivo molto semplice, perché se Gesù sulla croce aveva salvato con il suo sacrificio le persone, non c'era necessità di osservare le pratiche della legge, perché prima gli ebrei pensavano che Dio li salvasse osservando le pratiche della legge. Se quindi erano facoltative, allora il cristianesimo era una cosa nuova rispetto all'ebraismo. Certo, affondava le sue radici nell'ebraismo, ma non era un ebraismo un poco diverso, non era un giudaismo appena cambiato. Se invece erano necessarie, non erano facoltative, le pratiche della legge antica, ecco, questo che cosa significava? Significava che allora la croce di Cristo era non proprio necessaria, era solo un abbellimento, cioè avevano, quindi il cristianesimo risultava come un giudaismo un po' più abbellito. Ora, nei primi tempi, nei primissimi anni, questo non si pose il problema, perché quelli che erano ebrei diventati cristiani facilmente, naturalmente, automaticamente osservavano le pratiche giudaiche. Però poi, quando i pagani cominciarono a diventare morti, per loro era un salto culturale che comportava molta fatica diventare ebreo e poi aggiungere la fede in Gesù. E in questo si inserisce Paolo, l'apostolo Paolo, che prima era un fanatico della legge, che uccideva i cristiani perché li riteneva eretici, che era quasi un terrorista, potremmo dire, un assassino, diciamo che era un assassino. Qualcuno dubita che egli abbia mantenuto solo i mantelli nella lapidazione di Stefano. In ogni modo, moralmente aveva partecipato anche lui, anche se era troppo giovane per ucciderlo, e poi si recava a Damasco quando fu convertito, proprio per catturare i cristiani, trarli in prigione, magari ucciderli. Quindi era un fanatico assassino della legge. E Dio lo converte. Dio lo converte e non solo fa di lui il più grande missionario, ma lui dice nella lettera ai Galati che ebbe una rivelazione, cioè capì che la circoncisione, cioè tutte le pratiche antiche, non erano necessarie. Diceva lui, non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura in Cristo Gesù. Perché diceva, se voi pagate, vi fate circoncidere, osservate le pratiche giudaiche, allora la croce di Cristo è anche, non serve, è qualcosa in più. Allora qui si trattava di decidere se erano facoltative le pratiche giudaiche oppure la morte in croce di Gesù, il suo sacrificio unico, salvifico e glorificato dal Padre con la risurrezione. E naturalmente, ecco, la visione teologica, con una parola difficile, soteriologica, cioè della salvezza di Paolo, vince, perché era quella giusta, e quindi si fa il concilio di Gerusalemme, il primo concilio di Gerusalemme. Una parola anche sul passo del Vangelo che abbiamo ascoltato, che è molto bello. Il Signore usa questa similitudine che è tratta dalla natura: io sono la vite vera e il Padre mio è il vignaiuolo, l'agricoltore. Ora, lui dice così, che ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglio, ogni tralcio che porta frutto lo cura. Io sono la vite e voi i tralci. Però i tralci, se noi ci pensiamo, no? I tralci non sono parte della vite. Cioè, uno quando dice la vite, si riferisce, se lo dice così in generale, si riferisce anche ai tralci. I tralci non sono parte della vite. Allora, vuole dire che noi, anche se siamo persone distinte da Cristo, in realtà siamo un solo corpo con Lui.
bellissima questa immagine. Noi siamo persone diverse, singole, però formiamo un solo corpo con Lui che è la Chiesa. Quindi possiamo anche distinguere tra la vite vera e propria, tra il tronco magari e i tralci, ma il Signore non dice io sono il tronco e voi siete i tralci, dice io sono la vite e voi i tralci, quindi noi siamo parte integrante di Lui, la Chiesa è il suo corpo mistico. Questo è meraviglioso, ecco, la nostra non è un'appartenenza esteriore. Noi possiamo anche decidere di entrare con la nostra volontà nella dottrina di Gesù, ma entriamo a far parte della sua vita, della fede cristiana, quando siamo uniti a Lui tramite la linfa dello Spirito Santo. Ecco, la Vergine Santissima ci conceda questa comunione intima, spirituale, mistica con il suo Figlio Divino, Gesù, la stessa comunione che c'è stata tra lei e il bambino divino quando lo portava in grembo, uno stesso sangue, uno stesso nutrimento. Erano due, ma erano uno, perché la stessa vita circolava in entrambi. Così sia.